Quindi queste sono le parole antidoto. Sì potente, no coraggioso. C'è un'altra parola antidoto che è la parola io. Ancora una volta la parola che ci aiuta a partire da sé. Guardate, quando con i vostri collaboratori vi trovate a condividere, o meglio, a comunicare, a trasmettere una decisione, assumetevene in prima persona la responsabilità. Qualcuno di voi starà pensando, ma lo faccio sempre. Bene, allora vuol dire ad esempio che non usate l'espressione decisione aziendale. Questa è una decisione aziendale, è una decisione dell'azienda. In queste espressioni, continuiamo a parlare di linguaggio, non è contenuta l'assunzione di responsabilità. Ha deciso l'azienda. Beh, un nostro collaboratore avrebbe ragione a dire, siccome è una decisione che mi piace tantissimo, mi presenti il signor azienda che vorrei andare a stringergli la mano. E farebbe bene a dirci così. Questa è una decisione presa da questo ente che io condivido, faccio mia e porto nella mia unità operativa. In organizzazioni più piccole, questa è la decisione che coerentemente con le politiche aziendali io ho preso. Questa è il linguaggio della responsabilità. Attenzione a questa parola, azienda, decisione aziendale, ha deciso l'azienda, scelte aziendali.